Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Siamo finalmente in season 8. Io ovviamente già giocato le placement in stream, non so se siete passati, ma le ho giocate tutte e sono andate male dal 3 placement, ma ho giocato bene, quindi sono contento. Ho fatto 3 win e 7 loss e ora sono in promo per Diamond 5, quindi questo qua è il secondo win della promo, già ne ho vinto uno. Quindi vediamo di rilasciare questo master il più in fretta possibile. E sto usando come al solito Lee Sin, vedrete probabilmente. Dato che sto tryhardando molto, vedete uno spam di Lee Sin e uno spam di Road to Challenger, piuttosto che altri format. What the fuck, DP che vince a livello 2, interessante. Peccato che l'avrei avuto l'assist, onestamente, dato che il timing del gank era buono, ma non chiedetemi come ha fatto a perdere prima del livello. Non so, a livello 2 morire contro GP è difficile, però. Si è andata. Oh god. Ah, ok, scusate, mi ero un attimo. Cioè, avevo smesso di parlare perché ero concentrato sul gank e stavo cercando di prevedere dove flashava un pochino per vedere insomma dove andava. Devo cercare la wave. Probabilmente viene quello lì a holdarla. Quello lì deve andare back e non muore. Volete vedere come muore quello di GP? Guardate, invece di andare back sarei teleportato, non sono riuscito a stare stand lane. Ti prego, mate, vai back prima che arriva. Don't die, Zack King. Ok, devo abbassare il volume di gioco, mi sa che per voi è alto. Chiedo pietà, chiedo perdono, non pietà. Sono concentrato, penso si noti. Allora, linkiamo questo qui che sta cercando GP. Non doveva giocarla così GP, è stato stupido. Ah, fatto, non so quella roba lì. Bravo, GP, quel bait. È stato stupido, ma l'hai fatto bene. La cosa giusta era andare back, ma ha funzionato. The bait master, wow, fortissimo GP, bravo. Io vorrei andare back con 1900 gold, sono tanti, però top si potrebbe pensare di levare. Quello lì ha messo il sapling lì, lo so che c'è la vision. Però sì, io aspetto qui dietro, e lì fa poke. Poi vado da direttamente, me ne frego di... eventuale Zack. Allora sta arrivando Zack, quindi o deviamo in fretta o non deviamo in fretta. Si può fare per di tank, si può fare. Ha livellato, lo sapeva, troppo è agree. Allora, il nostro mid vuole levare Azir. Non credo abbia le summoner up. Ci possiamo provare. Ah, se l'avessi preso. Ora ha flashato Zack, no passi, by the way. Se non è guardato questo muore. Io non ho la ulti. Ah, oh, fuck, ho missato questa prima, dovevo missarla, era pure, era facile. E anche il GP doveva decisamente alloggiare quella cosa. Ok, l'ho preso. Forse non riusciamo a prendere la Remedy in compenso. A tradarla in realtà per quella top, perché bot sono morti nuovi entrambi, uffa. Allora, prima di avere top, va. Prendiamoci la torre perché è andato back. Non si fa divare, giustamente. Poi abbiamo preso due torri alla fine, non è male. Ma perché non ci andiamo? Pronti, era la ulti. Io l'ho giocata male, ma penso che abbiamo vinto il teamfight. Non la dovremmo. Nice, good job. Abbiamo fatto 3 per 0. L'ho giocata male perché ho fatto un brutto kick.
cioè l'ho usato sulla cosa non sto a Fabio Diorno, quindi facci, però buon roaming del draghetto. L'oro jungle è scarso. Ah, ma sapete perché ho fatto un brutto insert? Perché avevo la ward sul posto sbagliato, me ne sono appena accorto. Ecco perché non era riuscito come volevo io. Io non volevo prendere mica Orni, volevo prendere quello dietro a Zire, solo che ho fallito, pensavo di aver fallito la combo meccanicamente, invece era proprio perché non avevo il tasto. Ma perché non fai back? Non sta facendo tanto. Aiutiamolo. Ok, si ferma ulti. Ah, oh, mid si è fatta catturare il nostro di carry. Doveva solo aspettare che io facessi il buff e potevamo fightare. Siamo nemmeno, non conviene fightare. Ah, se avessi preso Sivir. Ah, ho fatto il flash kick su quell'orn di merda, ho sbagliato tutto. Volevo fare un flash kick difficilissimo che portava in realtà forse a niente perché era impossibile, andasse come avevo immaginato nel mio cervello. Ho sprecato il flash che è tipo fondamentale. Però abbiamo vinto un fight 4-10, cioè in realtà hanno cesato loro il draghetto che è riuscito a scappare e noi ci siamo presi una kill su Orn, considerando eravamo in 4 loro in 5. Io ho l'ultimo in 20 prima cosa. Non ho ward. Devo lasciare qui la Xai, mi sa. Sì. Ok, ho beccato la ulti di Orn. Pensavo che io ingaggiassi, ma sono tornato indietro sulla W. E il Drake in 30. Oh, guardate Zac. Mio Dio, non se ne è accorto. Oh, Zac. Team, c'è Zac. Ma basta di stare al Q. Muori. Ah. Ma il mio team mi ha completamente ignorato comunque. Non è ancora morto sto coso, ma seriamente? Ah! Quanto ci ho messo? Quante ore? Ho dato parecchio. Ha giocato abbastanza bene. Ah, sai, no, non fare prendere meglio. Beh, me l'ha salvato lui. Possiamo fare il Nashor, secondo me. Gli avversari non credo lo sappiano, c'è una pink, siamo puliti, boh. Fatela in fretta. Ok, preso. Ora resettate. Sai, è entrato in fight solo per morire. Oh god. Che brutto team fight. Orna è splittato, forse lo possiamo ammazzare.
Dai, continuate. No, mi è stata la Q, era easy. Fuck my life. Non aspiro a fatto a mancare quella Q. Si tira flashato. Male che quello ha sbagliato. Vabbè, il nostro draghetto è molto scemo. Dai che forse è buona, kaitando, piano piano ce la facciamo. Good job team, non so come abbiamo vinto un fight praticamente in 4v5, dato che il nostro drago è morto prima che iniziasse il team fight. Bel timing. Ok, il mio team ha comprato gli oggetti, ora dovremo vincere il team fight, tranquillamente. Bisogna solo stare attenti al danno di Sivir, just care Sivir damage. Spax, speravo di poter farlo in secondo, è stata molto brava. Dai, non dirmi che si salva. No, ma che sfiga. Oh, glielo prenderei, non fa schifo. Ok, arrivami. Oddio! Cos'è questo mega stun giganteschissimo? Fighissimo. Ah, aspettata, OTZ mi ha fregato. La battaglia, vediamo. Stavolta l'ho presa, Tigre. Ah, GG. Dovremmo aver vinto. È stato un bel game perché è stato molto tirato. Io ho fatto un po' di errori, però me la sono cavata discretamente. E niente, spero vi sia piaciuto. Good job a tutti il team, hanno giocato tutti in maniera eccellente. E basta, mi piacciono i così, quelli gratis sono i migliori da giocare. Che gli stomp alla fine sono figli da vedere, però divertente c'è poco. Cioè, sono divertente perché gli stomp, però i game così alla fine sono quelli più emozionanti. Gustate il KDA! Ah, ho rotto il Nexus! Sì, va bene amici, ci vediamo in un prossimo video e basta. Aspettatevi altre Road to Challenger perché lo dobbiamo prendere quest'anno.